Altri 3 punti, percorso netto tra campionato e coppa, e squadra in crescita nel pieno del Tour de Force di ottobre. Il Barletta esce rafforzato anche dal turno infrasettimanale di eccellenza che vede i biancorossi aumentare a 9 i punti di vantaggio sul secondo posto. Pasquale De Candia, soddisfatto dopo il 2-0 contro il Massafra. Sì, noi siamo consapevoli della nostra forza. Il discorso è che essere consapevoli è un conto, metterlo in pratica è un altro, perché se vediamo la seconda parte della partita del primo tempo di domenica, eravamo una squadra, sapevamo che essere una squadra forte, però non siamo stati una squadra umile, siamo stati superficiali, abbiamo rischiato, tant'è che, come sottolineavo domenica, è stata la partita dove abbiamo subito più tiri in porta. Oggi squadra compatta, corta. Quasi sempre, qualche volta, adesso mi ricordo, alla fine abbiamo concesso persino una ripartenza e non andava bene, perché vuol dire che eravamo sbilanciati, non serviva perché stavamo di 2 gol su, però nei fatti dobbiamo essere una squadra determinata a fare tutte le cose per bene, con una tantissima intensità. Così possiamo apprezzare i complimenti che ci vengono fatti, così li possiamo rendere concreti, così possiamo dar seguito al lavoro che abbiamo iniziato il 18 luglio. Testa Galatina, dove il Barletta troverà la terza della classe, un ambiente pronto a spingere i salentini a fare punti. De Candia non vuole abbassare la guardia, ma non ritiene già decisiva una gara di campionato alla nona giornata. Si va a Galatina con la consapevolezza di dover fare una partita, se mai ce ne fosse bisogno, e ce n'è bisogno, ancora più bella di questa di oggi, più attenta, perché qualche sbavatura c'è stata. E quindi dobbiamo eliminare queste sbavature perché ci possono essere, possiamo pagar care perché ci sono anche degli avversari, tipo il Massafra. Oggi un attimo le abbiamo concesso 2 ripartenze e sono stati pericolosi, un attimo le abbiamo concesso un po' di spazio e sono stati pericolosi con quel tiro in porta. Sulle palle native siamo stati bravi, e quindi qualsiasi squadra ci può mettere in difficoltà. Possiamo far meglio, dobbiamo far meglio, quindi a Galatina ci tocca alzare ancora di più il livello, ma pian piano dobbiamo crescere, dobbiamo cercare di eliminare delle sbavature che non ci appartengono e che probabilmente certe volte le commettiamo perché abbassiamo un pochettino le tensioni e ciò non va bene. Da giovedì, intanto, Daniele Devezze non è più il direttore generale del Barletta. Il dirigente romano si trasferisce in Serie C al Pineto, dove farà il vice di Tisci sulla panchina abruzzese, attesa per il sostituto nello staff biancorosso.